troviamo nell'antica basilica del nostro santuario. Abbiamo la possibilità di fare ancora una volta Natale, quasi al termine delle festività natalizie, con questo bellissimo spettacolo che è stato allestito per voi qui presenti in basilica, ma anche per tutti coloro che in questo momento ci seguono attraverso la diretta Facebook e la diretta sul sito del Santuario di Paola. Voglio ripeterlo ancora, l'indirizzo è www.santuariopaola.it e approfittare di questo momento per ringraziare LAN Produzioni che manda in diretta le immagini di questo spettacolo. Uno spettacolo che è stato curato nei minimi particolari, lo vedrete, è un concerto un po' sui generis organizzato dalla fondazione del Santuario di Paola, che voglio ringraziare in maniera particolare. Sono miei collaboratori che si prodigano quotidianamente per portare avanti il messaggio evangelico, il messaggio bello di San Francesco Nostro. Sono presenti qui in mezzo a voi e voglio ringraziarli e farlo con un forte applauso. La serata si intitola Facimo Natale. Potete immaginare che non è un dialetto cosentino, ma è un dialetto catanzarese. Si esibisce assieme a degli strumentisti Francesca Prestia, che vogliamo accogliere in mezzo a noi con un forte applauso. Francesca, è un Natale tutto calabrese. Avremo Cassiodoro, avremo San Francesco, Gioacchino da Fiore e tanti altri personaggi. Corrado Alvaro, Carmine Abate, insomma. Grazie per Padula. Abbiamo veramente tante persone che possono contribuire a fare arte e cultura nel mondo. Benissimo, benissimo. Avremo il piacere e la gioia di ascoltarti insieme a Sergio Uccello, che suona la chitarra, Luciano Spagnolo al violino, Filippo Scicchitano al contrabbasso, Rocco Riccelli alla tromba e Fabio Tropea alle percussioni. Grazie anche a tutti voi per essere intervenuti così numerosi. E Francesca, io approfitto di questo momento per farvi un omaggio aiutato da Padre Domenico Crupi, che dona questo bellissimo ritratto di San Francesco di Paola, che ha in mano il fuoco della Caritas. Fuori, grazie a Dio, fa freddo, dentro si è più caldi e ci lasciamo riscaldare dal fuoco della Caritas di San Francesco Nostro, che è patrono di questa terra, patrono di tutti noi. Grazie a tutti e buon ascolto. Facimo Natale. O Maria, sti belli fiori accettati li co amori, non so come li meritati ara vostra maestà, sono rosi scoloriti, lume amori lu receviti, e per sempre lode a Maria, lo paradiso per l'anima mia. Ali piedi da Madonna, belli rosi chi ci stanno, e ci stanno gli stilli intorno, fammi la grazia tu, Madonna. Qua mamma Maria contenta sarà, qua serva Maria felice morirà, qua mamma Maria contenta.
senza moglie venga qui, recando in mano una berga. Così fu che Giuseppe, insieme agli altri giovani della tribù di Giuda, portò una verga in sinagoga. Quando tutti ebbero consegnate le loro verghe al sommo pontefice, questi offrì un sacrificio a Dio e interrogò il Signore. Il Signore gli disse: metti la verga di tutti dentro il Santo dei Santi e le verghe restino lì. Intanto ordina loro che domani vengano da te a ritirare le loro verghe, e dall'estremità di una di esse uscirà una colomba e volerà in cielo. A colui nella cui mano la verga restituita avrà compiuto questo prodigio, proprio a lui si è affidata Maria, vergine da custodire. Accadde dunque che il giorno seguente vennero tutti assai per tempo, e fatta l'oblazione dell'incenso, il pontefice portò fuori tutte le verghe. Ma quando le ebbe distribuite tutte, poiché da nessuna verga usciva una colomba, stava per recitare la preghiera conclusiva, quando gli apparve un angelo che disse: c'è qui una piccola verga molto corta, a cui tu non hai fatto caso, consegnala e vedrai il segno. Quella era appunto la verga di Giuseppe, ma egli era stato trascurato perché era troppo vecchio. Giuseppe si accostò, prese la verga e all'improvviso dalla sommità di essa uscì fuori una colomba più bianca della neve, oltremodo bella, e dopo aver volato per le sommità del tempio si slanciò verso i cieli. Allora tutto il popolo si congratulava col vecchio dicendo: beato tu sei diventato, Giuseppe, nella vecchiaia, tanto che Dio ti indica idoneo a ricevere Maria. Dopo qualche tempo Giuseppe andò in Cafarnao marittima per impegni di lavoro, era infatti falegname, e lì rimase per 9 mesi. Tornato a casa, trovò Maria incinta. Tremò tutto e, preso d'angoscia, esclamò dicendo: o Signore e Dio, ricevi la mia anima, perché meglio è per me morire che vivere. Questa femmina coperta, questa femmina impaurita, questa femmina scazzata, Domine Dio, dammi una spada, Domine Dio, dov'è? Non c'è. Domine Dio, dov'è? Non c'è. Questa guaglio nella prena, quei che mangia e cui di una, quei che grida e poi s'ammuta, Domine Dio, ma la seguta, Domine Dio, dov'è? Non c'è. Tenuto compagnia nella sua assenza, dissero: che dici, signor Giuseppe? Noi sappiamo che nessun uomo l'ha toccata. Noi sappiamo che l'integrità e la verginità restano in lei inviolate, perché è stata custodita da Dio, è rimasta sempre in preghiera con noi. Ogni giorno un angelo del Signore parla con lei. Ma Giuseppe disse: perché mi lusingate? Per farmi credere che un angelo del Signore l'ha ingravidata? Può darsi infatti che qualcuno si sia finto un angelo del Signore, l'abbia ingannata.
e dicendo questo piangeva. Poi soggiungeva: con quale faccia me ne andrò al tempio di Dio? Con quale faccia guarderò i sacerdoti di Dio? Che farò io mai? E così dicendo, Giuseppe meditava di andarsene, di andarsi a nascondere e di ripudiare Maria. Avendo dunque deciso di levarsi nottetempo per fuggire e riparare in luoghi nascosti, ecco, quella stessa notte gli apparve un angelo e lo rassicurò. Gli disse di non temere, quello era frutto dello Spirito Santo. Svegliatosi dal sonno, parlò con Maria, le raccontò la sua visione e le disse: ho peccato perché ho avuto qualche sospetto su di te. Avvenne in seguito che si diffuse la voce che Maria era gravida e Giuseppe fu arrestato dagli inservienti del tempio e fu condotto davanti al pontefice, il quale insieme con i sacerdoti cominciò a rimproverarlo dicendogli: perché hai costretto con l'inganno a congiungersi a te una siffatta vergine, che gli angeli di Dio hanno nutrita nel tempio come una colomba, che mai non ha voluto vedere un uomo, che ebbe un'eccellente istruzione nella legge di Dio. Se tu non le avessi fatto violenza, ella oggi sarebbe stata ancora vergine. Ma Giuseppe si proclamava innocente, giurando che non l'aveva mai toccata. Allora nel tempio sottoposero entrambi, Maria e Giuseppe, alle prove della verità. In loro non fu trovata alcuna macchia. Ue chi parla senza bocca, ue chi mangia, ue chi tocca, ue chi ciangia, dell'attesa di Maria e Giuseppe, come ci raccontano nei Vangeli apocrifi, non fu un momento semplice.
anche per loro fu un po' essere messi alla prova, superata straordinariamente. E dal quel testo che ci racconta il primo Natale voglio passare alla voce straordinaria di Vincenzo Padula, che molti di voi conosceranno. Nacque ad Acri nel 1819, uomo calabrese di grande sensibilità umana e culturale, sacerdote, insegnante, giornalista, letterato. Vivo e forte fu il suo impegno civile e patriottico durante il periodo risorgimentale. Mise la sua cultura e il suo intelletto al servizio dell'ideale liberale che voleva l'Italia unita. Nella sua opera Calabria prima e dopo l'unità, il Padula osserva e descrive borgo per borgo, paese per paese, e questo testo diventa così un'enciclopedia della Calabria in tutti i suoi aspetti. Vincenzo Padula amava la sua terra più che mai, e attraverso i suoi scritti ha lasciato testimonianza del suo amore. Ma stasera ho scelto alcuni versi straordinari estrapolati dalla sua opera La notte di Natale. Qui la lingua dialettale è pura poesia e descrive mirabilmente il canto di Maria per il suo piccolo quattrariello appena nato. Squitato, ca ti guardo io, zuccaro mio, zuccaro mio. Dormi e chiudi l'occhio, l'occhio tonno tonno, ca quando dormi, tu dormi lo mondo, dormi lo mare, dormi la tempesta, dormi lo viento, dormi la foresta. Accogliere io
bazzicava Achillo Quadrariello. Uccello, bascio, bascio si facia a Sulianna Achillo Cantubiello. Abballava la terra e si muovia, mostrando tutto verdi lo mantiello. E lo vento stava accappottato, gridando dentro un bosco. Grazie. E la magia anche dei versi di Vincenzo Padula, straordinario scrittore e letterato calabrese. Passiamo a un altro grande scrittore calabrese, Corrado Alvaro, che ci lascia questa leggenda di Natale. Quando nacque Gesù, Giuseppe, vedendo che il suo bambino aveva freddo, andò a cercare un po' di fuoco in un prato dove c'erano alcuni pastori con il loro gregge. A custodire il gregge c'era un cane che mordeva tutti quelli che si avvicinavano alle pecore. Quella notte invece Giuseppe raggiunse i pastori e il cane non gli fece nulla. I pastori, meravigliati, dissero: «Come mai questo cane non morde stanotte?» E rivolti a Giuseppe chiesero: «Che cosa volete?» «Vorrei un po' di fuoco.» «E dove lo metterete per portarlo via?» «Lo metterò qui», rispose Giuseppe mostrando un lembo del suo mantello. «Ma si brucerà!» esclamarono i pastori. Giuseppe li rassicurò: «No, no, no, non accadrà nulla, credetemi.» I pastori presero un po' di fuoco, lo misero nel lembo del mantello e Giuseppe se ne andò. I pastori dissero tra loro: «Vedrete come si brucerà tutto il mantello.» Ma quando videro che il mantello non bruciava, che il cane non si muoveva e nemmeno abbaiava, pensarono che quell'uomo dovesse essere un uomo di Dio. In quel momento apparve l'angelo del Signore che disse: «È nato il Messia!» Allora i pastori capirono e portarono frutta, agnelli e colombe al bambin Gesù. Sotto peda di luce
casa, fa la casa per lui, signora, senza petri ma con la mura. E su si pastori non dormi di più, uvidi che è nato un bambino Gesù, e ne sci un bambino tu, senza un filo di capitù, qualche filo canna via come l'oro stralucia. E su si pastori non dormi di più, uvidi che è nato un bambino Gesù. Ringraziamo al contrabbasso Filippo Scichitano, Fabio Tropea alle percussioni, Rocco Riccelli alla tromba, Luciano Spagnolo al violino, Sergio Uccello alla chitarra, i miei grandi compagni di viaggio. Ci prendiamo uno spazio dal tema proprio natalizio per ricordare, come dicevamo prima con padre Domenico e padre Francesco, tre polmoni della spiritualità calabrese: Cassiodoro di Squillace, Gioacchino da Fiore e San Francesco di Paola. A questi tre grandi che parlano al mondo del cuore dei calabresi e delle calabresi, abbiamo voluto dedicare tre ballate che non è stato facile comporre, non è stato facile scrivere il testo. La prima è Cassiodoro. Ringrazio Don Antonio Tarzia dell'Associazione Cassiodoro che mi ha accompagnato nella scrittura e nello studio, mi ha regalato tanti libri che io, ahimè, ho dovuto studiare per poter scrivere un breve testo e raccontare la storia straordinaria di Cassiodoro. Chi era? Flavio Magno Aurelio Cassiodoro, detto Cassiodoro il Grande, nacque a Scolacium nel 480 d.C. Fu a Ravenna, prima capitale d'Italia, prefetto, ministro e cancelliere del re Teodorico il Grande. Alla sua morte divenne principale consigliere di Amalasunta, prima regina d'Italia. Dopo la terribile e sanguinosa guerra greco-gotica durata ben lunghi 20 anni, che vide contrapposti l'impero bizantino e gli ostrogoti e che distrusse la penisola italiana, Cassiodoro decise di ritirarsi nella sua Scolacium. Lasciò la politica per darsi completamente alla preghiera, alla scrittura, al Signore. Fondò due monasteri, i suoi vivari, uno dedicato alla vita contemplativa, alla ricerca e trascrizione di testi classici sacri e profani, l'altro vivarium dedicato ai poveri, ai malati, ai pellegrini, al lavoro nei campi e alla pesca. Il vivarium di Cassiodoro sembrerebbe un'utopia ai tempi moderni, ma Cassiodoro intuì che solo la cultura poteva essere il sole, la luce nella notte etica nella quale si era sprofondati ai suoi tempi. In una sua preghiera così scriveva: Signore Gesù, sradicami dal mio egocentrismo, blocca ciò che finora ho fatto io e potenzia quello che hai fatto tu in me.
Stare al tuo servizio è molto più nobile che avere il possesso dei regni della terra. Con te, infatti, da servi diventiamo figli, da empi giusti, da schiavi liberi. Viva Cassiodoro, che riuscì proprio a trovare nel momento in cui i barbari invadevano la nostra terra, la distruggevano città come Roma, come Milano, come Napoli, con scorrerie continue, la gente moriva di fame, di malattia, però Cassiodoro dalla Calabria lanciava una luce, indicava una strada per ricominciare. Ora passiamo al grande Gioacchino da Fiore. Straordinario. Gioacchino nasce a Celico nel 1130. La situazione ai suoi tempi è anche sconcertante, ahimè. Il mondo, nella morsa dell'avidità e della sete del dominio, è un teatro di conflittualità, di sangue, di malattia e di morte.
La corruzione dilaga a tutti i livelli e non risparmia neanche la Chiesa. Gioacchino è un occhio attento, osserva, medita e lancia dal suo osservatorio un grido di allarme, un messaggio di radicale rinnovamento del mondo e della Chiesa. Come un condottiero richiama la lotta e l'impegno. Occorre sconfiggere il male, l'avidità, la sete di possesso di uomini e cose. Dalla Calabria lancia un messaggio di umanità e di speranza. Propone nella sua città Fiore uno stile di vita da offrire al mondo, basato sull'amore, il rispetto, la giustizia, la condivisione, l'uguaglianza, la laboriosità, l'intelligenza. Gira tra la gente, gli parla con le immagini e i colori, fa in modo che i loro occhi si possano aprire alla conoscenza. Il mondo è tutto collegato e concatenato. La vita e la libertà potranno trionfare solo con l'amore. Lascia ai calabresi un messaggio chiaro. Il destino non si subisce, il destino si costruisce. Gioacchino è una figura scomoda, temuta, è un rivoluzionario, infatti non è santo. Si fa depositario di quella rivoluzione sbocciata a Nazareth, in quel fiore che si chiamava e si chiama Gesù. Thank you.
libertà già sta soffiando bene per il bene e non quest'avido possesso. Fiore, 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 la città, la nuova etas. Fiore, 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 la città, la nuova etas. La 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 la. Cassiodoro Gioacchino, San Francisco de Paola. Ehi. Beh, allora, dietro Cassiodoro c'era Don Antonio Tarsia. Chi è Don Antonio Tarsia? Era il direttore di Famiglia Cristiana e il direttore di Jesus per 40 anni. Dietro Gioacchino, Francesco Polopoli di Lamezia Terme, che ringrazio perché mi ha sostenuto e affiancato nella scrittura del testo. Per San Francisco di Paola devo ringraziare il professore Giovanni Sole, perché se non fosse stata per lui, forse io questa ballata non l'avrei scritta e composta. E quindi lo ringrazio tantissimo, perché era un personaggio che non potevo assolutamente tralasciare. A lui dovevo dedicarla, assolutamente, una ballata. E poi attraverso i suoi scritti e il suo film, io ho conosciuto meglio questo santo. Quando ero piccola, io frequentavo una parrocchia a Catanzaro dove c'erano i minimi di Paola, per cui noi venivamo qui a Paola in gita, e io ricordo questi luoghi, avevo 8 anni, 10 anni, e venivamo ogni anno almeno 3 o 4 volte. Quindi io mi sentivo quasi a casa, tornarci dopo tanti anni, anche tenere un concerto e cantare la sua ballata qui, per me è una grande emozione. Però mi piace portarlo con me nei miei concerti, è anche una cosa molto bella, mi piace raccontarvela. Il mio preside, il nostro preside, perché siamo anche colleghi a scuola, ha approvato un progetto per cui anche i bambini cantano queste canzoni di Cassiodoro, Gioacchino e San Francesco, e l'orchestra delle nostre scuole quindi portano in giro per la città, e speriamo anche per la Calabria, la storia di questi tre personaggi. E quindi io devo presentare come maestra ai bambini anche San Francesco, e gli dico queste cose. Francisco de Paola fu proclamato santo il 1 maggio del 1519. Maestra, ma sono passati 500 anni. Sì, Francesco nei dipinti viene raffigurato timido e curvo, appoggiato al bastone come un pellegrino di ritorno da un lungo e faticoso viaggio, e lo si vede sempre coperto con il cappuccio del rozzo saio, la barba bianca, vecchio e stanco, lo sguardo dolce e sereno rivolto verso il cielo. Lo scopo degli artisti era quello di offrire l'immagine di un uomo caritatevole e benevolo con tutti. In realtà il santo paolano era un uomo dinamico e dal carattere deciso. In pochi anni, grazie alla sua intraprendenza, nella sola provincia di Cosenza costruì i conventi di Paola, Paterno, Spezzano della Sila e Corigliano. Un'impresa eccezionale per quei tempi, caratterizzati da continue guerre e da una forte crisi economica. Egli aveva a che fare con centinaia di muratori, falegnami, operai, carrettieri, scalpellini, e nello stesso tempo organizzava la vita dei frati che aderivano al suo ordine e indicava regole ad uomini disorientati. Accoglieva pellegrini e fedeli che si recavano da lui per chiedere soccorso, ricovero, cibo, consigli e aiuti di ogni genere. Francesco era un uomo assai deciso. Non temeva il giudizio degli altri e sopportava con fermezza le avversità senza rinunciare ai suoi progetti. Un capo spirituale che voleva smuovere moltitudini di fedeli. Era attivo, coraggioso, tenace, severo e risoluto.
Egli riteneva che l'amore cristiano, però, si manifestava soprattutto con l'amore verso gli uomini, che non ci si poteva avvicinare a Gesù se si ignoravano il dolore e le ingiustizie sulla terra. Penitenza, umiltà, carità, questi i suoi insegnamenti per tutti noi, nessuno escluso. Nessun bene remunerato. Io, Francesco De Paola, minimo delle minime, male di colli principi della cristianità, che tengono vita vuota, che tengono vita vuota. Ve ne pentirete e non vi gioverà. Uno sterminato esercito di santi cruciferi estirperanno la mala erba e le pungenti spine. A modo dei buoni agricoltori nei fruttiferi campi annienteranno ingiurie, sopraffazioni e ingiustizie. Saranno divorati i corpi degli disventurati. Negli uomini gli uomini fratelli saranno tornati. Thank you.
soddisfare i vostri appetiti, peggio di lupi, rapaci e leoni. Giovanni Sole che mi ha scritto questo testo meraviglioso.
Giuseppa si incrina e adora, adora o bambino. Giuseppa si incrina e abbraccia, abbraccia o bambino. O stringe allo seno e l'ama e chiù recria dinto cora che è nato Gesù. Recria dinto cora che è nato Gesù. E gli amo noi tutti e adoramo bambino, e amo noi tutti e veneramo bambino, i lodi cantamo, sonamo e chiu, recria di ancora che è nato Gesù. Altro grande scrittore calabrese che secondo me ha scritto un racconto molto bello sul Natale è Carmine Abate, Il fuoco di Natale, vissuto da un uomo che vive il dolore e la fatica dell'emigrazione. Le scintille ci avvolgevano, sembravano sciami d'api crepitanti. Poi si azzittivano spegnendosi e ci cadevano sui capelli e sui vestiti come una bufera di neve. E mio padre diceva che un fuoco così non si era mai visto. Pare fatta apposta per schiaffarci dentro i ricordi più malamenti, diceva, e appicciarli in un lampo baleno per sempre. Stavamo ammirando il fuoco di Natale quella notte, seduti sulla scalinata della chiesa di Santa Veneranda. Era stato acceso da poco e già aveva le sembianze di un vulcano imponente, dalle cui bocche si levavano fiamme alte e pennacchi di fumo. Anch'io avevo contribuito a quello spettacolo, andando in giro per i vicoli con i miei coetanei a raccogliere grossi ciocchi di legna che le famiglie donavano per la nascita del bambinello. Il sagrato si era riempito di persone di tutte le età che parlavano fitto fitto a gruppetti con la faccia al fuoco. Tre amici di mio padre vennero a sedersi accanto a noi. Allora mio padre disse che aveva una sete beduina, colpa delle sarde salate molto piccanti, di cui si era rimpinzato durante il cenone. Così mi mandò a comprare una cassa di birre al Bar Viola. Mio padre cominciò a raccontare. Parlava degli inverni di gelo, dei lavori che aveva fatto e delle città francesi in cui era vissuto. Parlava al bel fuoco di Natale con uno sguardo torbido di rimorsi. La gente cominciava ad entrare in chiesa. Passarono amici, parenti, passò la mamma con la nonna, Simona, la mia sorellina.
E tutti ci chiedevano: e voi non entrate in chiesa? E a tutti mio padre rispondeva: noi festeggiamo la nascita del bambinello davanti al fuoco suo. Noi brindiamo alla sua salute qua fuori, al caldo. Il bello deve ancora arrivare, vedrete, vedrete, quando suoneranno le campane. Poi, rivolto ai suoi tre amici, ripeté che il fuoco era davvero superbo. Afferrò la bottiglia di birra e la scolò fino all'ultima goccia. Mio padre per un po' non parlò. Le fiamme più alte dondolavano, spinte dal vento. Sentivo distintamente la loro voce frusciante e segreta. Poi a un certo punto mio padre mi afferrò dal braccio e lo tenne nella morsa della sua mano destra, come per paura che potessi scappargli e lasciarlo solo. Ci guardammo senza dire una parola. Nei suoi occhi si specchiavano le fiamme guizzanti del fuoco. Mi baciò sulla fronte. Sarà una notte indimenticabile, vedrai. Si accese un'altra sigaretta e disse: se c'è una cosa che mi manca lassù in Francia, a parte la famiglia, è questa caloria gorgogliante del fuoco e della gente. Te la senti fuori e dentro, ti riscalda la vita. Stanotte stai diventando troppo sentimentale, gli dissero gli amici a mio padre. E così mandarono di nuovo me al bar Viola a comprare un'altra cassa di birra. In quel momento udimmo il suono di un campanaccio e mio padre cambiò umore di colpo e mi disse: arrivano, guarda, guarda là, fanno parte del presepe vivente, l'ho organizzato io, spero ti piacerà. Al di là delle fiamme ondeggiava una processione di contadini vestiti da contadini, di pastori vestiti da pastori e di bambini vestiti da angeli, con le ali bianche e l'aureola gialla di cartone. Con loro avanzavano impauriti due agnelli, due asini, una mucca, e in mezzo spiccavano tre zampognari. Tutti avevano un dono per il bambinello. I rintocchi delle campane discesero confusi e allegri. Il bambinello era nato. La gente cominciava a uscire dalla festa, si mescolava con la folla attorno al fuoco e scambiava gli auguri di Natale. Per prima si riempirono le scalinate, poi attorno al fuoco si formarono dei cerchi concentrici di persone, mentre le campane continuavano a sbizzarrirsi in una musica assordante. La mucca muggiva, gli agnelli belavano, gli asini ragliavano. Ai lati della cometa stavano inginocchiate due sagome di angeli di compensato, perché la grotta non avrebbe retto al peso di due angeli bambini in carne e ossa. Dentro riposava il bambinello di gesso, scaldato dal fiato del bue e dell'asino, oltre che dallo sguardo amorevole di Maria e Giuseppe. Maria era la più bella del paese, una giovane Madonna che sfoderava il sorriso buono da Natale, con i capelli ondulati, sciolti sulle spalle e una mantellina di seta azzurra, dipinta di stelle. Giuseppe invece era un barbuto pecoraio, troppo anziano e imbarazzato per rivestire quel ruolo impegnativo sotto centinaia di occhi ironici. L'unica figura immobile era il bambinello roseo e sorridente che luccicava nudo nella paglia. Nella confusione degli auguri avevo perso di vista i miei familiari e ora mi aggiravo attorno al fuoco con le orecchie a pezzi. Davo e ricevevo baci sulle guance, strette di mano, sorrisi. Quando le campane smisero di suonare, rividi mio padre sulla scalinata, accanto alle casse di birra vuote. Si stava godendo le carezze delle vampate di fuoco che il vento gli portava a intermittenza. Gli bastò un solo movimento sorprendente. Mi abbracciò come non aveva mai fatto, con la tenerezza con cui un padre abbraccia un figlio guarito da una brutta malattia. «Buon Natale, Pier!» mi sussurrò all'orecchio. Risposi: «Buon Natale, pa!» E stretti in quell'abbraccio caldo
ci sentivamo noi festeggiati, noi col bambinello, tutti rinati davanti al grande fuoco di Natale. Dormamo, pominozzo, cuci cuci, da su primo ci sono ci, te li manda mamma mia, che chio ricca de Maria. Pominozzo, cuci cuci, da su primo ci sono ci, te li manda mamma mia, che chio ricca de Maria. E ninna ninna o, dormaiese dormamo, e ninna ninna o, dormaiese dormamo. O divino, pominetto, ti portavi su morzacco, te lo mangi in compagnia con Giuseppe. E ninna ninna o dormaiese dormamo. E non saccio ma ti parlo o divino bambinozzo, ti volera già stupendo, ti volera amata mazzo. E non saccio ma ti parlo o divino bambinozzo, ti volera già stupendo, ti volera amata mazzo. E ninna ninna o dormaiese dormamo. 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 Siamo quasi alla fine. Visto che siamo nel nuovo anno, vi vorrei dare gli auguri in tutte le lingue parlate nella nostra terra calabrese, a partire dalla lingua ebraica, perché gli storici, le leggende, i miti dicono che noi siamo stati terra di Ashkenaz. Shalom Adonai Shalom, Shalom Adonai Shalom, Shalom Adonai Shalom, Adonai Shalom, Adonai Shalom. La pace sia con noi, la pace sia tra noi, la pace sia, la pace sia, la pace sia con noi. In lingua calabro-greca. Irene, tutti un mente. Shalom Adonai
delle persone che non stanno molto bene. Uno, il marito della rabbina Barbara Aiello di Serra Stretta, che ha riaperto una sinagoga nel posto dove il suo bisnonno praticava la sua preghiera ebraica. E un altro mio amico di Caulonia, che ahimè non sta molto bene. Gli auguro tanta pace. Shalom Adonai, shalom, shalom. All'ultimo canto vogliamo dare voce al senso di gratitudine che noi abbiamo verso il nostro creatore, verso i cieli, per tutto quello che abbiamo, perché abbiamo veramente tanto e molto spesso non ce ne accorgiamo. Però io stasera voglio ringraziare prima di tutto padre Gregorio Colatorti, padre Francesco Trebisonda e Rosario, dov'è Rosario, il mio interlocutore telefonico che ha organizzato tutto questo. Senza di loro io non sarei qui, e quindi grazie per avermi accolto, per averci accolto. E chiudiamo con gracias a la vida, perché la vita è bella, è strepitosa, va vissuta con grande coraggio, con grande determinazione. Bisogna superare le difficoltà, perché può portare veramente tanta gioia. E quest'anno, il 2020, lo iniziamo a testa alta e con il sorriso sulle labbra. Vai Sergio Uccello! Che mi ha dato tanto.
e mi ha dato l'arco dell'arco. Quale passa l'uomo che io amo? La la la. La bravissima, grandissima Francesca Prestia.
speranze, ma di grandi realizzazioni. Tanti auguri.